se ne va. Grazie.
facevo dei momenti che tutti vicino al comune. Thank you.
succedetevi? Rievochiamo più o meno l'epoca dal 900 al 1200. Questa è l'epoca nostra, le armi che utilizziamo sono queste, le armature che utilizziamo sono queste. Quella è l'epoca, quindi in quel tempo purtroppo non è che si faceva tanto casino, un attacco per abbattere una persona era molto semplice, no? Era da uno, chiudo, era finito. Quindi tutto quello che sentirete dopo è tutto scena, come quello che vedete nei film. Parola, dai. Questa è scena. È tutta scena, perché io so dove andare, perché lui mi parla, lui sa dove parare, perché come vedete siamo coperti, noi studiamo questo. Quindi cosa significa? Significa che un vero attacco era semplicemente questo. Questi erano gli attacchi nel Medioevo, oppure alla meno peggio si attaccava in questo modo. Bisognava comunque abbattere al prima possibile, perché dopo di lui, c'è l'altro, quindi si economizzava. Se volete vedere adesso cosa significava scambiare qualche colpo, ve lo facciamo vedere. È finito. Questi sono gli esempi di ciò che succedeva. E questo è un cavaliere di Napoli, epoca 1200. Questa è un'armatura saracena. Ciò che rievocamo noi è l'abbattimento del saraceno. Cosa vuol dire? Che il saraceno era il cattivo, per eccellenza. Il suo cattivo è basta. Allora chi doveva morire era il saraceno? In tutti i casi doveva morire il saraceno. Quindi al saraceno che ha l'elmo non lo posso attaccare in testa, ma lo attacco alle mani e alle ginocchia. Sì? Ed è finito. Quando gli voglio dare clemenza, non è assolutamente questa la clemenza, ma è questa. E quindi è un simbolo che noi rispettiamo, purtroppo per noi. Oppure, se gli voglio dare gloria, niente di meno, facciamo notare qualche altro scambio come farci capire. Ed è finita, vedete? Se volete toccare, vi faccio notare. Queste sono fatte di maglia Pesa, allora pesa.
Allora ci sono le differenze delle anni. Se la domanda sono risposte 3 anni o 100 anni. La differenza qual è? Questa è una spada epoca bizantina. Questa è una mano e mezza, bastarda, epoca 1003. Quello è un faccione saraceno. Maurizio. Quindi è di rievocazione sull'armatura che lui porta e per ciò che farà. Ce l'ho già, andiamo. Dopo là ci sono tanti fiori.